Tango. Ben trovati con l'informazione, apriamo anche oggi con il bollettino dalla regione. Il Veneto registra 701 casi di Covid nelle ultime 24 ore e 65 decessi, numeri che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 317.979, quello delle vittime a 9.364, lo riferisce, dicevamo, il bollettino odierno della regione. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti da virus, nei reparti non critici si trovano 1.590 persone, meno 46 rispetto a ieri. Nelle terapie intensive i malati sono 181, meno 7 rispetto alle ultime 24 ore. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 26.330, meno 600. Per gli anticorpi monoclonali la distribuzione avverrà come per il Remdesivir, lo ha spiegato ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia nel punto stampa odierno. C'è una regia nazionale e a seconda delle richieste ci sono plafond regionali per i candidati a quel tipo di terapia. Sono i clinici che in base alle linee guida decideranno e chiederanno in base al paziente che hanno. Il governatore invece sugli assembramenti ha preferito scaricare le responsabilità di azione direttamente ai sindaci e alle varie amministrazioni delle città venete e le reazioni non si sono fatte mancare. Vediamo. È premesso che è una cosa che mi state dicendo in questo momento e che ovviamente vorrò vedere l'ordinanza, vorrò leggerla bene. Fosse così non siamo nella strada, nella direzione giusta, perché mi verrebbe da dire che allora noi demandiamo ai singoli cittadini di prendere qualsiasi tipo di provvedimento, non va bene così. La problematica è una problematica che riguarda il Veneto, che riguarda tutta la nostra regione, riguarda l'Italia. Credo che mi sembra quasi uno scaricare una responsabilità di un provvedimento che in questo momento non è di competenza del sindaco. È chiaro che adesso ci dovremo sedere a un tavolo, dovremo capire anche con il prefetto e il questore quali indicazioni sarà meglio seguire, però è logico che adesso viene stravolto tutto quello che ho pensato fino a due minuti fa. Fino a due minuti fa pensavo, come ho sempre pensato da un anno a questa parte, che le decisioni più importanti spettassero alle autorità più importanti. Oggi non è così. Posso intenderla come un messaggio che si lancia a tutti i cittadini di dire siamo usciti dal tunnel. Non è così. Non è così. Quindi da questo punto di vista mi sento particolarmente in difficoltà a commentare una decisione di questo genere. La seconda parte è l'ordinanza. La prima parte è il nulla. È il nulla perché il sindaco è nella disponibilità di poter veicolare il traffico pedonale, di poter chiudere le strade e di poter fare quello che ritiene per la sicurezza dei cittadini. Quindi l'ordinanza del governatore è quella di dire non si può bere in piedi rispetto agli orari che mi avete appena citato. Tutto il resto non conta nulla. La custodia cautelare in carcere in Egitto di Patrick Sacchi è stata prolungata a 45 giorni e questo è l'esito dell'ultima udienza sulla custodia cautelare dello studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto da febbraio dell'anno scorso con l'accusa di propaganda sovversiva. Patrick entra nel secondo anno di detenzione, attivista e ricercatore egiziano, e si trova dall'8 ottobre, dicevamo, 2020 in detenzione preventiva e sono iniziate anche le manifestazioni di solidarietà nei confronti del giovane ricercatore dall'Università di Bologna, con il pieno appoggio del Comune di Bologna e di tante altre università come quella di Padova, dove ieri sera si è tenuto un sitting davanti a Palazzo Moroni e anche da parte di enti locali, giornalisti, per ottenere il risultato mirato proprio alla sua scarcerazione.
La Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un professionista, quale privato corruttore, già in carcere nell'ambito di un'altra operazione, l'operazione Nuova Evasione Continua, nonché altre due misure di arresti domiciliari nei confronti di due funzionari pubblici dipendenti, uno all'INPS, l'altro all'Agenzia delle Entrate. Dalle indagini di polizia giudiziaria sono emersi ripetuti scambi di favori indebiti consistenti nel ricevimento di beni di varia natura a fronte della commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio, quali ripetuti accessi abusivi alle rispettive banche dati istituzionali e rivelazione di informazioni attinenti a pendenze tributarie e a previdenziali di numerose società. A Vicenza, sulla questione degli assembramenti da Spritz, il sindaco Francesco Rucco ha deciso di ricorrere direttamente ad una ordinanza. Sono gli stessi gestori a chiederci una mano, ha detto. Entro le prossime ore, dunque, sarà firmato il provvedimento che consentirà il consumo di bevande alcoliche esclusivamente al tavolo, che sia all'interno del locale che nell'area del Prateatico, in particolare dalle 15 alle 18. Chi consuma fuori rischia una sanzione fino a 400 e anche oltre 400 euro. In questo modo sarà vietato anche restare al bancone. È stato arrestato la notte scorsa il presunto responsabile della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio alla periferia di Treviso, nella quale è rimasto gravemente ferito con un colpo di pistola alla testa un uomo di 52 anni di etnia Rom. L'aggressore, Branko Dudevic, 36 anni, si sarebbe consegnato alla polizia dopo una fuga durata alcune ore. Accusato di aver cercato di uccidere l'uomo, al quale è legato da parentela al termine di una lite per questioni familiari. Una notte movimentata invece quella dei carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza e della sezione radiomobile della compagnia di Padova, quella appena trascorsa, conclusasi con l'arresto di un Sinti che aveva rubato un carico di lamiere in acciaio in un'azienda di Villanova di Campo San Piero, mentre il complice è riuscito a fuggire ed è in fase di identificazione. Erano le 22:30 di ieri quando la pattuglia della stazione di Pionca, in servizio esterno di prevenzione, ha notato un autocarro che si stava immettendo lungo la tangenziale con due persone a bordo. Dato che negli ultimi tempi è stato registrato un aumento di furti di materiale metallico nelle aziende, il Comando Provinciale di Padova ha diramato la direttiva di controllare tutti i mezzi ritenuti sospetti e così che i militari hanno deciso di procedere con degli accertamenti. Dopo oltre una ventina di minuti di inseguimento, l'autocarro aveva imboccato via argine destro del Piovego, dove era impossibilitato a proseguire la sua corsa. I due individui a bordo hanno abbandonato il veicolo tentando di fuggire a piedi. Uno dei due fuggitivi, nella fattispecie, colui che era seduto dal lato del passeggero, è stato invece bloccato e trasportato nella sede dei carabinieri di via Rismondo. Qui, nell'ispezionare il veicolo, i militari hanno constatato che sul cassone erano stati caricati sette pallet con appoggiate altrettante lamiere di alluminio che riconducevano ad una ditta, la Simatec di Villanova di Campo San Piero. L'arresto per Alilovic Brendo, nato nel 2001, residente a Vicenza, in ordine al reato di furto aggravato in concorso, gli ha aperto le porte del carcere. Le lamiere, per un valore di 8.000 euro, sono state invece sequestrate in attesa di essere restituite al proprietario. È in arresto anche un italiano, campagnolo Diego, nato nel 1990, residente a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Padova perché è ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e possesso di armi e oggetti atti a offendere. Quanto in argomento risale alla mezzanotte e 30 del 25 ottobre scorso, quando l'arrestato, nelle vicinanze del bar Joidi di San Giorgio delle Pertiche, aveva attinto con alcuni fendenti, utilizzando un taglierino, un marocchino nato nel 99, speronando successivamente con il proprio furgone l'auto sulla quale il ferito era salito. Quest'ultimo era stato poi ricoverato in prognosi riservata all'ospedale. L'uomo è stato così associato alla casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Ieri pomeriggio a Vigonza i militari della stazione dei Carabinieri invece hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio Lovato Edoardo, nato nel 1998, residente a Vigonza, a bordo dell'autovettura Kia Rio del padre, era stato sottoposto ad un controllo per l'atteggiamento sospetto in via Francia. A seguito di una perquisizione veicolare, gli veniva trovato 2,5 kg di marijuana, 8 panetti per un peso complessivo di 900 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale atto al confezionamento, un coltello, nonché la somma in contanti di 650 euro, provento probabilmente di illecita attività. La somma e la sostanza stupefacente, il vario materiale, sono stati sottoposti a sequestro, lui tradotto invece presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, a seguito di un attento monitoraggio di attività e di analisi svolte nel mondo del dark web e delle piattaforme di messaggistica online, ha individuato sul social media Telegram un canale dedicato alla vendita di sostanze stupefacenti e documenti falsi. Sulla base di apposite tecniche di open source è stato isolato un network denominato Teledark, costituito da vari gruppi e canali Telegram che contavano circa 20.000 utenti iscritti e quindi potenziali acquirenti. Teledark Italia era un canale del network rivolto a utenti italiani. Tali risorse consentivano la vendita di sostanze stupefacenti o psicotrope come cocaina, eroina, hashish, marijuana, chetamina, MDMA, ecstasy, LSD e poi i funghi allucinogeni. E ancora documenti falsi come documenti di identità e patenti di guida europee. Il VIM, il centro ricerca di Via San Massimo, ancora al centro dei veleni interni, così una lettera di precisazione in merito alle affermazioni riprese da alcuni organi di stampa in riferimento ad un commento pubblicato sul profilo social di un ricercatore della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata di Via San Massimo, appunto a Padova. Su quanto affermato dal docente, che è appunto anche dell'Università di Padova, la Fondazione si considera del tutto estranea alla vicenda e prendere distanze in modo netto e categorico da tali esternazioni. Esse sono state espresse a titolo assolutamente personale e ricadono sotto la diretta responsabilità dello stesso soggetto. La natura, lo scopo e la missione del VIM nulla hanno a che vedere con la politica, né vi è alcun interesse ad entrare in alcun modo in polemiche del tutto estranee alla vita e alla finalità dell'istituto. La gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio, l'azienda ospedale Università di Padova, è la prima in Veneto e la seconda in Italia ad aver installato in endoscopia digestiva un sistema di intelligenza artificiale, una tecnologia innovativa che aiuta il gastroenterologo endoscopista a individuare i polipi del colon e a caratterizzarli, fornendo così informazioni aggiuntive a quelle usualmente usate e viste dal medico. È un occhio in più, insomma. Questa nuova strumentazione ci dice con attenzione costante dove sono i polipi, di che tipo sono e che probabilità hanno di diventare o di essere già dei tumori. Il costo della macchina è 75.000 euro. L'obiettivo primario della colonscopia è di qualità e quindi di trovare e asportare tutti i polipi durante la colonscopia di screening. L'apparecchiatura di intelligenza artificiale applicata alla colonscopia installata a Padova è già in funzione e ad oggi circa 40 sono i pazienti trattati con questa nuova tecnologia. Una riqualificazione del centro sportivo universitario di Via Corrado a Padova. Scendono così in campo proprio l'Università di Padova e il Comune, che nelle prossime settimane si siederanno ad un tavolo per concertare alcune possibilità di avere dei terreni di proprietà comunale atti a riqualificare la struttura ricettiva per le attività sportive targate Università di Padova. A parlarne alla stampa questa mattina l'assessore allo sport Diego Bonavina. Vediamo. L'università ci ha fatto determinate richieste per l'ampliamento di quel sito utilizzando anche dei terreni che sono di proprietà comunale. Io personalmente, ma il sindaco con me, ma tutta l'amministrazione comunale ha sempre visto di buon occhio
questo progetto perché è un progetto di riqualificazione completa di un'area, si parla di un'area sportiva che potrà essere utilizzata in futuro anche nel suo ampliamento per, come sede di scienze motorie per l'università. Quindi abbiamo intavolato una serie di riunioni, tavoli tecnici e quant'altro. La delibera che ho porto con grande soddisfazione oggi in giunta è proprio per condividere con i miei colleghi di giunta questo atto di indirizzo in cui il Comune di Padova si mette a disposizione dell'università per trovare l'accordo per poter finalmente riqualificare questo sito. È un passo avanti importante perché abbiamo verificato la fattibilità di questo progetto. Non siamo ancora arrivati alla conclusione, ma intanto con questa delibera diciamo all'università in maniera ufficiale, lo diciamo, che il Comune c'è, che ha interesse a sdoganare questo progetto di riqualificazione, che è disponibile a sottoscrivere qualsiasi tipo di accordo che vada ovviamente nella direzione che la legge e le norme attualmente vigenti ci impongono di seguire. Tornerà a nuova vita lo storico Palazzo Pola dell'omonima piazza di Treviso, nell'ex sede della Banca d'Italia, chiusa ormai da 5 anni. Si insedierà nel 2022 dopo i restauri l'Istituto Musicale Manzato. Il protocollo d'intenti è stato siglato tra il Comune di Treviso, l'Associazione Musicale Francesco Manzato e il gruppo Baccini, azienda trevigiana attiva nelle energie rinnovabili. Oltre aule e laboratori negli ambienti potranno essere realizzati anche degli spazi espositivi aperti a tutti. Vediamo il servizio di Veneto 1. Sindaco Mario Conte, un altro importante accordo, un altro importante progetto per riqualificare e rilanciare un'altra area della città. Sì, il ringraziamento va alla famiglia Baccini, al gruppo Baccini, oggi rappresentati da Elisa, che hanno messo a disposizione un loro investimento per la comunità. Quindi il palazzo dell'ex Banca d'Italia ospiterà in parte l'Istituto Manzato, quindi dando un luogo di prestigio in una piazza molto prestigiosa alla 160ennaria scuola di musica della nostra città. Quindi davvero un bel momento, un bel progetto condiviso, una bella partecipazione tra pubblico e privato per il bene dei nostri ragazzi, per il bene della cultura, che si va a innestare in un progetto culturale molto ambizioso. Un'operazione non scontata, l'ha definita. Assolutamente no, vista la bellezza del palazzo, vista la posizione, sarebbe stato molto più facile per l'imprenditore speculare e fare un'operazione immobiliare. Invece hanno voluto mettere a disposizione degli spazi bellissimi e importanti per la comunità, per i giovani e per la cultura. Nel nostro DNA abbiamo sempre avuto questa tendenza al recupero di quello che è bello e al recupero degli immobili in Italia usando le manovalanze locali per non perdere il know-how intrinseco. Un esempio ne è il nostro palazzo in via Manin, di cui abbiamo recuperato gli affreschi Caffi e tutto quello che era inerente alla cultura di quel palazzo. Abbiamo cercato di mantenere la stessa linea di coerenza anche su Piazza Pola. Penso che è arrivata questa opportunità uscendo, spero, da un periodo in cui comunque trasversalmente tutti abbiamo affrontato questo Covid economicamente e moralmente. E ci siamo sentiti quasi, non dico in dovere, ma insomma ci piace dare l'idea che si possa ricominciare dai giovani. Ecco. Quindi il mondo dell'impresa che investe in quello Sì, sostanzialmente sì, è un trend che abbiamo iniziato ancora alcuni anni fa. Note sono le mostre che abbiamo fatto con Goldin, con Rodin, qua a Treviso, poi Van Gogh, Giacometti tra Verona e Padova e da lì un po' alla volta, passo passo, cerchiamo di continuare. Ci può sintetizzare cosa intendete fare, cosa farete in questo palazzo? Beh, come abbiamo detto, intanto cominciamo dalla musica e dal Manzato, poi stiamo discutendo con l'amministrazione di poter utilizzare un piano e poter rientrare nel circolo dei musei di Treviso, creando delle sinergie. Non sappiamo ancora se con mostre temporanee o invece proprio a disposizione delle opere del patrimonio di Treviso, dobbiamo ancora accordarci su questo, ma la disponibilità di mettere a usufrutto questi spazi da parte della famiglia in questo momento c'è.
direttore Stefano Canazza, il conservatorio Stefani sempre più protagonista nel territorio, nella città, in un'opera insomma anche di uscita dalla sede storica di Castelfranco e di collaborazione con altre realtà del territorio. Certo, fin dal mio insediamento come direttore 5 anni fa oramai ho sempre detto che il Conservatorio Agostino Stefani è il conservatorio dell'intera Marca Trevigiana, perché è l'unico nella Marca Trevigiana. Quindi come riferimento la città, il capoluogo di Treviso, diventa da sempre motivo di interesse per il conservatorio, proprio per andare a decentrare alcuni corsi di alto perfezionamento, alcuni post diplomi di primo, secondo livello, master e quant'altro, nella città di Treviso in collaborazione con l'Istituto Manzato, dove siamo assieme al Comune soci istituzionali, perché no, col Teatro Comunale di Treviso e con la Fondazione appunto Manzato, il Comune e questa nuova sede bellissima di Piazza Pola del gruppo Baccini. Parliamo della passerella ciclo pedonale per il collegamento tra Favaro, Odese e sottopasso della Brentella di Tessera, che diventano realtà. La città metropolitana tra la notte scorsa e questa mattina ha iniziato la posa dei giunti di sostegno della passerella ciclo pedonale del tratto della provinciale 40 di Via Altinia, che rappresenta per il completamento del secondo stralcio di intervento già avviato nel 2020 e che ha visto la realizzazione di 700 metri di percorso ciclabile fino alla rotonda della Brentella. Si tratta di una struttura in acciaio per una lunghezza di circa 25 metri e una larghezza di 3 metri con un parapetto realizzato mediante un carter in acciaio verniciato e illuminato da luci a LED. Questa mattina ad Ese, per un sopralluogo c'era anche il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro assieme ai dirigenti e ai tecnici della città metropolitana. L'investimento complessivo dell'opera è di circa 600.000 euro suddiviso in due stralci da 300.000 euro. Ricordiamo che la città metropolitana conta 1.153 chilometri di percorsi collegati tra loro nei 44 comuni del territorio. Parliamo ancora di Venezia, parliamo di Calcio Venezia, comunica l'ingresso del Arancio Nero Verde Andrea Cardinaletti in qualità di special advisor con delega allo sviluppo delle infrastrutture legate al club. Cardinaletti nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di prestigio nel mondo dello sport e della finanza, tra cui presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, direttore generale del Brescia e amministratore delegato di Palermo e di Ascoli. Bene. È tutto per questa nostra edizione del giornale. Vi ricordo come sempre che per essere aggiornati potete siglare, cliccare il nostro sito www.caffetv24.it o andare direttamente alla nostra pagina social.